La gentilezza di Enrico Longo. La gentilezza è parte di noi, è un abito profondo e permanente, che certamente di svelare puoi a ogni attimo vissuto tra la gente. In famiglia l'assorbi fanciullino, in un contesto sapido e coerente, a scuola perfezionano il cammino docenti, non docenti, dirigente. Traspare dai tuoi occhi, dal tuo viso, irradia leggerezza e buon umore. Si legge nello sguardo, nel sorriso, perché discende dritta dal tuo cuore. E d'animo dolcezza, simpatia, disporsi agli altri con generosità, finezza di sentire, empatia e sintomo di grande umanità. Per cortesia, ti prego, per favore, le parole più giuste a iniziare, certo, subito, sì, con gran calore, la risposta che non si fa aspettare. Il grazie è la scontata conclusione, rimane la parola più appropriata d'ogni rapporto e in ogni occasione, per questo non va mai dimenticata. La direi dunque senza alcun calmiere a chi porta la tuta o il doppio petto. Ti volgerai sereno e con piacere a tutti quanti con egual rispetto. Ascolta sempre con tanta attenzione. Parlare in coro non è delicato e se interviene qualche incomprensione, non mostrarti deluso né piccato. Pazienza, mai rancore, trasparenza, sempre pronti, cordiali, tutti amici. Le buone regole della gentilezza, il segreto per essere felici.